puntata do subito il benvenuto a Sandro Brusco, Sunnybrook University. Buon pomeriggio, anzi forse per voi buongiorno e ben ritrovato sulle fonti. Buongiorno, è ancora mattina ma benissimo. In effetti ho dovuto cambiare da buon pomeriggio a buongiorno perché mi sembra giusto per voi la giornata sta soltanto per iniziare, per noi invece è iniziato da un po', però insomma, è ancora mattina. Per chi si sveglia presto, da sottolineare. Allora, intanto iniziamo con forse una riunione estremamente attesa, quella della Federal Reserve, bisogna dire anche della Banca Centrale Europea, l'ultima del 2021, una riunione della Fed ancora più attesa per il semplice fatto che c'è stato un cambio di rotta, io direi importante in termini di politica nei confronti dell'inflazione, e cioè la Fed forse si prepara addirittura a due rialzi dei tassi entro la metà del 2022. Volevo sentire il tuo parere su questo cambio di rotta, fra le altre cose settimana scorsa quando un mese fa all'ultima riunione della Fed Powell ha detto che si tratta tuttora di un fenomeno transitorio. Sì, lì bisogna un po' fare la tara su motivazioni politiche e motivazioni strettamente economiche. La conferma di Powell, o almeno l'indicazione della conferma di Powell da parte della Casa Bianca alla guida della Fed, è una cosa relativamente recente, e anche se dal punto di vista logico, dal punto di vista dell'analisi economica, più o meno tutti si aspettavano che il regime ultra accomodante dei tassi di interesse dovesse finire, si sapeva anche che nessuna chiara azione sarebbe stata intrapresa prima della decisione politica sulla continua sulla guida della Fed. Ora che più o meno la situazione è stata chiarita, sta succedendo quello che ci si poteva aspettare. Infatti il cambio di rotta è più nominale che reale. Vorrei sapere quali erano gli analisti seri che non si aspettavano un qualche rialzo dei tassi nel 2022. Quindi da questo punto di vista non credo che ci saranno grosse conseguenze, visto che alla fine della fiera si tratterà di confermare cose che più o meno ci si aspettava. Anche tutta la retorica sull'inflazione transitoria, sull'inflazione permanente, ma lascio un po' il tempo che trova, soprattutto quando viene dal presidente della Fed, cioè che l'inflazione sia transitoria o permanente dipende da quello che lui fa e da quello che lui vuole. Quindi il fatto che lui si metta a disquisire se l'inflazione sia transitoria permanente sì, va interpretato come segnale politico, ma poco altro di questo. No, assolutamente sì, vorrei agganciarmi alle parole che hai detto, che nessun analista serio non avrebbe immaginato, cambio di rotta sotto punto di vista rialzo dei tassi. Sì, però c'è stato un trade-off per un bel po' di tempo tra mercato del lavoro e un'azione contro l'inflazione negli Stati Uniti, e appunto stavo dicendo che solo un mese fa, io non credo che in un mese è cambiato così tanto in termini di indicatori macroeconomici e cambiamento per quanto concerne l'impiego negli Stati Uniti per poter poi raggiungere la conclusione che l'inflazione non sia più transitoria, però nessuno si aspettava che avrebbe scelto all'improvviso in questo trade-off l'inflazione versus il mercato del lavoro. Il problema è che anche la situazione del mercato del lavoro continua a essere abbastanza confusa, onestamente. Gli indicatori segnalano da un lato che c'è un mercato del lavoro che almeno secondo alcuni indicatori sembra essere estremamente favorevole a chi cerca lavoro, tipo c'è una netta prevalenza, per esempio, un rapporto che spesso si guarda, che è quello tra gli annunci di ricerca di lavoro e il numero di disoccupati, è a livelli che non si erano mai visti e che indicano, se vuoi, un notevole aumento del potere di contrattazione per chi cerca lavoro. Altri indicatori danno indicazioni contrastanti. Se tu guardi alla percentuale della popolazione occupata sul totale, questo è un numero che resta ancora, credo, di 5 milioni sotto
il dato pre-pandemia o il dato che insomma con il trend normale ci sarebbe dovuto essere senza la pandemia, e questo non è ancora chiaro che cosa significa in termini di dinamiche future del mercato del lavoro, se c'è stato un cambiamento strutturale per cui effettivamente meno gente tende a lavorare, può essere semplicemente c'è ancora un processo di riassorbimento che dovrà durare. In tutto questo, ripeto, secondo me quello che è cambiato principalmente dal punto di vista di quello che dice che quello che fa la banca centrale sono state le decisioni politiche di riconferma di Powell. Ovviamente dovranno comunque continuare a stare molto attenti, perché, proprio perché la situazione sul mercato del lavoro è così poco chiara, come valutare il trade-off tra inflazione e occupazione resterà una preoccupazione centrale per questa banca centrale, come logico che sia. E quindi nell'ultima riunione, cioè settimana prossima, ci sarà, ecco, a tuo avviso un schedule, se vogliamo chiamarlo così, ovvero una pianificazione per quanto concerne il rialzo dei tassi, o tuttora non è possibile, ovviamente per via della variante Omicron che causa insomma qualche incertezza legata alle chiusure, ovviamente? Probabilmente pianificheranno, ma non lo diranno, e giustamente, perché appunto ci sono gli elementi di incertezza che tu accennavi. Un altro elemento di incertezza che non è ovvio si chiarirà prima della fine dell'anno sarà quello della politica fiscale. Certo. Il pacchetto dell'amministrazione Biden deve ancora essere approvato, probabilmente verrà approvato, ma non è chiaro in che forma verrà approvato, può darsi che ci siano dei cambiamenti. Quindi senza queste informazioni è molto difficile, è difficile per la Banca Centrale fare delle affermazioni assolute del tipo a marzo alziamo i tassi di interesse, aspetteranno un po', con l'idea che tutti hanno e che insomma sembra anche abbastanza logica, che comunque l'epoca dei tassi ultra bassi sta per finire e che bisogna passare a tassi un pochino più alti. Ecco, hai menzionato un argomento molto importante, cioè la politica fiscale, io la chiamerei anche ultra espansiva dall'amministrazione Biden in un momento in un momento molto molto delicato per l'economia americana. C'è una persona che critica questo tipo di politica monetaria, una persona molto amata sui social media, molto amata anche dai nostri telespettatori che sono ovviamente super focalizzati sul mercato, i mercati finanziari in generale. Sto parlando di Elon Musk. Ieri ha dato un'intervista alla bravissima Joanna Stern, giornalista tech del WSJ, però lei ha affrontato ovviamente in occasione, ricordiamo, di un evento proprio del WSJ, consiglio annuale dei CEO del Wall Street Journal, e lei ovviamente le ha fatto qualche domanda legato appunto al disegno di legge sulle infrastrutture. Io vorrei ribadire che si tratta del piano Build Back Better, perché ce ne sono talmente tanti che uno magari che non segue i dettagli potrebbe anche fare qualche confusione. Dunque Musk ha espresso la sua opinione sul disegno di legge dicendo che è folle in termini di deficit che ammonta a 3.000 miliardi di dollari, detto che gli Stati Uniti non se lo possono permettere, e l'imprenditore ha detto che difficilmente riceverà una chiamata dal presidente Biden. Questo non mi sembra difficile visto i suoi tweet nei confronti dell'amministrazione Biden. Poi il problema del traffico che esiste sulle autostrade, non nelle periferie, dunque dicendo che il piano non è ben targetizzato. Il CEO di Tesla poi si è detto favorevole all'eliminazione di tutti gli incentivi statali, ha indicato come esempio i crediti d'imposta da $7.500 per i veicoli puliti. Vorrei ricordare che ha fatto i complimenti alla Cina, e cioè ha detto una cosa molto importante, ha detto che la Cina avrà un'economia 2 o 3 volte più grande di quella degli Stati Uniti e che questo fatto non è ancora stato pienamente compreso da alcuni dirigenti cinesi. Ricordo a tutti ovviamente che ci seguono che la Cina è un mercato estremamente importante per Tesla e per Elon Musk. Io mi fermo qua, poi ci andrei su qualche altro dettaglio, però volevo capire se sei d'accordo con quello che dice Musk. Lui non mi è sembrato mai
dall'estrema destra, ma credo che chi l'ha fatto arrabbiare è Bernie Sanders e Ocasio-Cortez, e quindi si è schierato con l'amministrazione Biden. Insomma, io faccio sempre la tara quando gente come Elon Musk, che ha un interesse diretto, o almeno le sue imprese hanno un interesse diretto nella legislazione, fanno questo tipo di interventi. Tanto per dire, è un po' come quando ci sono le aziende che si dichiarano a favore dell'aumento del salario minimo e pagano già più del salario minimo, quindi lo fanno chiaramente per aumentare i costi ai loro concorrenti che pagano salari più bassi. Elon Musk è uno che i sussidi li ha presi nel passato, non li sta prendendo adesso, non li sta prendendo nella stessa misura di altre imprese che stanno lavorando nel campo dei veicoli verdi, è capo di un'impresa che non è sindacalizzata e buona parte dell'espansione di spesa democratici è ovviamente dedicata a promuovere una delle loro costituenze principali, che sono i sindacati, quindi cerca di convogliare sussidi futuri proprio in favore di quelle aziende che sono più sindacalizzate, che sono concorrenti di Elon Musk. Fa il suo interesse, lo fa bene. Poi che a un certo punto questa politica fiscale ultra espansiva, che era iniziata ben prima di Biden, era iniziata con Trump, e che nel lungo periodo, insomma, dopo 2 o 3 anni, è chiaro che avrebbe prodotto deficit insostenibili e avrebbe creato difficoltà a chiunque controlla le finanze degli Stati Uniti, perché un qualche piano di rientro lo va a iniziare. Sì, da questo punto di vista ha perfettamente ragione, ma come dire, non ci voleva Elon Musk per arrivarci, che il problema sarebbe stato, ci sarebbe arrivato. A onore suo bisogna dire che, per esempio, né Bernie Sanders né l'Ocasio-Cortez ci sono mai arrivati, quindi no, assolutamente. Loro due, diciamo che sono molto critici nei confronti dei miliardari, hanno delle visioni politiche un pochettino forse estreme sotto alcuni punti di vista. Intanto, giusto per sostenere la tua tesi, che è molto corretta, lui guarda i propri interessi, però effettivamente la Camera ha approvato una legge sulla spesa sociale e sul clima di circa 2.000 miliardi, per essere precisi, che darebbe ai consumatori un credito d'imposta fino a $12.500 se acquistano un veicolo elettrico assemblato da lavoratori sindacali utilizzando batterie di fabbricazione americana, ma non se acquistano veicoli assemblati ovviamente da società private, cioè Tesla in questo caso. E dunque effettivamente lui non può essere d'accordo con non è nel suo interesse, ma devo dire, da questo punto di vista è un po' triste, ma c'è un'estrema continuità con la politica protezionista di Trump prima. Infatti, l'unica cosa che è cambiata è l'enfasi sulla sindacalizzazione, che però di nuovo è uno strumento di discriminazione tra impresa e impresa. E per il resto c'è questa cosa del Made in America, che insomma è sempre stata lì. C'era quando Trump faceva le tirate contro i cinesi e c'è adesso nell'amministrazione Biden. No, sì, è cambiato veramente poco. Tra poco andremo a parlare anche del possibile outcome, ovvero del possibile esito di questo vertice Biden-Putin, ma volevo semplicemente chiederti che cosa ne pensi dei midterm elections, e secondo te i democratici perderanno con un margine importante o meno? Ci vuole la bolla di cristallo. Al momento sembrano chiaramente destinati a perdere. Quanto importante sarà nel senso che perderanno comunque il controllo della Camera dei Deputati. Quanto grande sarà il margine, questo è difficile da dire onestamente. Al momento sembrano destinati a prendere una bella scopola. In questo anno possono succedere cose che aiuteranno i democratici, o possono succedere cose che
andranno per loro la cosa peggiore. Dipende un po' da come si è... ci sono alcuni fattori esogeni. Per esempio, nell'ultimo mese, nelle ultime poche settimane, l'amministrazione Biden è stata aiutata dal fatto che sono scesi i prezzi del petrolio. È una di queste cose buffe per cui c'è, l'opinione pubblica tende a dare credito ai politici o dare la colpa ai politici di cose su cui hanno pochissimo controllo. Sulla cosa su cui quindi, per esempio, vedremo che cosa succede al prezzo del petrolio nel prossimo anno, cosa che nessuno può veramente dire. Le cose che invece Biden può cercare di controllare, che almeno fino a che non perderà la maggioranza nel Congresso, sono la politica fiscale. La politica fiscale e per lui è difficile, nel senso che deve camminare lungo una linea molto stretta che da un lato non scontenta troppo i gruppi di interesse che lo sostengono e dall'altro evita di scatenare un fenomeno di stagflazione, non dico come quello degli anni 70 perché di sicuro non arriveremo lì, però insomma se si dovesse trovare in una situazione in cui il bilancio pubblico non migliora, l'inflazione magari viaggia tra il 4 e il 6% e la disoccupazione magari torna verso il 5 e il 6, questo per lui sarebbe devastante, significherebbe probabilmente una perdita di 50-60 seggi nei prossimi midterm. Dunque Biden rischia di scatenare la stagflazione, dichiarazioni sicuramente importanti perché si specula tanto sulla stagflazione di già. Ultimissima domanda che riguarda la politica estera di Biden, di solito seguiamo USA-Cina perché lì è una guerra in continuazione a prescindere dalle chiamate tramite Zoom o qualsiasi altro mezzo. Ovviamente questa volta vorrei appunto chiedere un parere sul vertice Biden-Putin, perché Biden ovviamente minaccia sanzioni importanti nei confronti della Russia, sanzioni economiche che taglierebbero la Russia fuori dal sistema finanziario internazionale in caso di invasione dell'Ucraina e secondo tanti analisti l'invasione è imminente. Come vedi lo sviluppo di questa situazione che si è creata? Su questo non ti posso dare nessun parere particolarmente informato, so poco di politica estera. La cosa che posso dire è che mentre dal punto di vista economico una rottura seria con la Cina avrebbe un impatto molto pesante sull'economia americana, non credo che l'impatto economico sarebbe molto grande nel caso di un aggravamento delle tensioni con la Russia. La Russia è un'economia relativamente piccola e non particolarmente ben funzionante. Il fatto che Putin la governi in modo autocratico e che abbia destinato buona parte delle poche risorse che i russi hanno alla ricostruzione del potere imperiale che aveva avuto la Russia zarista e poi l'Unione Sovietica, non cambia il fatto che dal punto di vista economico la Russia resta comunque un nanerottolo sulla scena internazionale. Quindi da questo punto di vista credo che Biden non sia così spaventato dalle prospettive di un'erottura verso la Russia. Se viene insieme a un aggravamento delle tensioni cinesi sulla questione di Taiwan o di altre cose, ovviamente la cosa diventa particolarmente pesante per l'amministrazione statunitense. Ricordiamoci che fino ad adesso è stato questo della politica estera, in particolare il ritiro dall'Afghanistan fatto in quel modo caotico che tutti ricordiamo, è stato uno dei principali problemi dell'amministrazione, una delle cose su cui ha perso più consenso. Quindi soprattutto dare l'impressione di una perdita di controllo totale su queste cose, per esempio essere incapaci di impedire l'invasione dell'Ucraina, per l'amministrazione Biden sarebbe un colpo molto duro.
Assolutamente sì, poi bisogna dirlo ovviamente che in termini di politica estera Biden per il momento, o meglio l'amministrazione Biden non si è dimostrata particolarmente forte, potrebbe avere anche un impatto, in particolar modo se si tratta della Cina ovviamente, e meno impatto se si tratta della Russia. Poi per l'Europa la Russia è importante anche perché, sai, il gas naturale inizia ad essere un po' costoso, stiamo vivendo insomma un rincaro dei prezzi dell'elettricità e dell'energia importante, non solo in Italia ma in Europa. Certo, e certo, dunque la situazione Europa-Russia e Stati Uniti-Russia è un po' diversa, ecco. Esattamente, esattamente, assolutamente d'accordo. Grazie mille. Grazie. Sandro Brusco, Stony Brook University, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento di questa giornata. Ci vediamo.